Salve, benvenuti nella cucina del ristorante Lo Scoiattolo. Oggi andiamo a preparare gli shad, una specialità della gastronomia valtellinese. Gli strumenti che ci servono sono una planetaria o anche una bacinella di plastica, va bene, una frusta, una pentola e una schiumarola e un piatto per raccogliere il liquido in eccesso. Gli ingredienti che ci servono per la preparazione degli shad sono la farina nera, farina bianca, che vengono mischiati con un pizzico di sale e dell'acqua minerale e un pizzico di un cucchiaio di granella circa. E vengono mischiati e poi vi farò vedere la consistenza della pastella. Il formaggio che usiamo è del Casera Valtellina Giovane e viene tagliato a cubetti di circa questa misura, circa 2 cm per 2, e poi viene messo nella pastella e vi faremo vedere come prenderlo con un cucchiaio e metterlo nell'olio bollente. Una volta cotti vengono adagiati su un letto di insalata. Adesso procediamo con la preparazione della pastella. Mischiamo le due farine. Mettiamo un po' di sale, dai pizzichi, e mettiamo circa un cucchiaio di grappa, okay. Poi mettiamo l'acqua minerale fino a raggiungere la consistenza ideale. Mettiamo un po' alla volta così non rischiamo di metterne troppa. Quando indurisce troppo si mette ancora un po'. La consistenza che vogliamo ottenere è questa. Nella nostra pentola mettiamo dell'olio d'oliva, abbastanza perché gli shad possano essere immersi completamente, quindi 3-4 cm almeno. È meglio prendere una pentola non troppo grande perché altrimenti anche la quantità di olio è abbastanza grande. Adesso andiamo avanti scaldando il nostro olio fino a una temperatura di circa 175 gradi, 180, però si riesce a capire quando è caldo abbastanza mettendo un pochino di pastella nell'olio e deve salire a galla nel giro di un paio di secondi, perché se rimane sul fondo vuol dire che non è ancora caldo abbastanza. Proviamo a prendere un pezzettino di formaggio, bisogna inglobarlo completamente nella pastella, curando di non mettere troppa pastella perché altrimenti non sarebbe il giusto mix fra la pastella e il formaggio. Poi si lascia cadere. Cercando di non farli rompere, di coprirli completamente, molto importante perché altrimenti il formaggio esce. E così per tutti gli altri. Continuiamo a cuocere i nostri shad, rimangono nell'olio per poco tempo se è la temperatura giusta e vanno tolti quando sono ben dorati in maniera omogenea, uniforme.
il risultato, questo. Ecco il nostro risultato finale, gli shad adagiati su un letto di lattuga. Un saluto dal ristorante Lo Scoiattolo e alla prossima video ricetta.